Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Vi chiedo scusa se questo nuovo formato, diciamo, provvisorio per questo video, ma credetemi, non sto proprio bene. Ieri mi sono messo nel letto con 39 di febbre, stamattina mi sono svegliata una mezza botta, non ce la faccio proprio, sto nel mio letto. Vi leggerò la schedina, chi giocherò questo weekend, questo sabato, ma io non ce la faccio proprio. Chiedo scusa a tutti i tifosi della Juve che si sono sentiti offesi dal mio video che ho fatto per la Champions League, in particolar modo un ragazzo che l'ha presa proprio, diciamo così, quasi sul personale, il povero Paolo, Paoletto. Dai Paoletto, sì, l'ho fatto solo per ridere, per scherzare, beh, non ho nulla né contro la Juve né contro gli juventini. Dispiace che la Juve sia uscita dalla Champions, ma per non farvi sentire, diciamo, soli, siamo usciti anche noi del Napoli. Al contrario, diciamo che voi comunque domani festeggerete il vostro 8° scudetto. Dai, mettiamoci una pietra sopra e guardiamo al futuro. Vi chiedo ancora scusa se non sto molto bene, se non vedrete la mia faccia ma ascolterete soltanto la mia voce, che non è nemmeno una grande voce. Vi leggo giusto la schedina così rapidamente e me ne ritorno a letto a dormire. Parma-Milan 2, perché il Milan va per la Champions, non dico che il Milan vincerà, però deve almeno provarci, quindi 2 Milan. Cagliari-Frosinone, e il Frosinone deve per forza provare a vincere per andare, per salvarsi. Il Cagliari non deve perdere per stare tranquillo, quindi qui andai su una doppia chance, 1x più multigol 1-5. Lazio-Chievo, il Chievo ormai è già in Serie B, la Lazio deve vincere per poter andare in Europa, magari Champions League, quindi 1 più multigol 2-5. Udinese e Sassuolo, e questa è una delicata sfida a salvezza. Vedo una partita, diciamo, che potrebbe finire in parità con una X, quindi qui io mi gioco una doppia chance, 1x in favore dell'Udinese. Juve-Fiorentina, vabbè, la Juve è uscita dalla Champions, però deve vincere il suo 8° scudetto, la miglior risposta all'uscita dalla Champions e provare a vincere in casa davanti ai propri tifosi, quindi Juve Fiorentina 1. Chiudiamo questa schedina con la sfida di sabato sera, Inter Roma. Questa anche è una sfida Champions, l'Inter non può perdere in casa, ha già perso in casa contro la Lazio, quindi deve cercare di non perdere. Anche qui mi gioco una doppia chance in favore dell'Inter. Giocando questa schedina, il moltiplicatore di 9,60, che non è male. Ragazzi, io vi ringrazio e vi chiedo ancora scusa per questo formato video, ma veramente non ce la faccio. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per aver visto questo video. E non mi detenete, ma me ne ritorno a letto a riposare con la speranza di fare una bella, bella Pasqua. Se non ci vediamo, tanti auguri e buona Pasqua.